Castello Sanzio nasce Urbino nel 1483 ed è uno dei pittori più grandi del Rinascimento italiano. Fra le sue opere più importanti ricordiamo lo Sposalizio della Vergine, che ha subito un recente restauro, e la Trasfigurazione alla Pinacoteca Vaticana. La Dama con Leocorno è precedente a questi due dipinti. Databile circa 1505-1506, è conservata alla Galleria Borghese di Roma. Inizialmente attribuito al Perugino, quest'opera raffigura una giovane fiorentina vestita in un prezioso abito alla moda dei primi del Cinquecento, la gamurra. Quest'abito ad ampie maniche rosse di velluto e col corpetto di seta dorata. Il dipinto fu commissionato con ogni probabilità come dono di nozze. Come si può vedere da recenti studi e da disegni preparatori, l'opera fu pensata inizialmente come ritratto di dama. Successivamente gli fu aggiunto un cagnolino e successivamente ancora un leocorno. Ma la sua attuale identità fu scoperta intorno al 1935. Fino a quel tempo il quadro rappresentava una Santa Caterina. La ruota, il simbolo del martirio, era sopra il leocorno ed era tutto avvolto in un mantello. Nel XVII secolo, infatti, qualcuno aveva deciso di trasformare questo ritratto di dama in un ritratto di santa. Nell'opera si può notare una grande severità e serietà, quasi a simboleggiare una completa dedizione nei confronti del futuro marito. Dedizione e consapevolezza nel grande passo che si può notare anche nella scelta dei gioielli che la donna indossa. Come la perla, simbolo di amore sacro e femminilità creatrice, o la gemma rossa, anch'essa simbolo di amore, ma di amore passionale. Nel caso della donna è accentuata la fedeltà coniugale dalla catena d'oro. Non può prescindere dalla catena dell'amore matrimoniale per dimostrare il suo amore. Rafforzativo di questo tema è la rappresentazione postuma del cagnolino. Simbolo di fedeltà coniugale, si trasforma in unicorno, simbolo in questo caso della verginità femminile. L'atteggiamento di questa donna, come quello della Gioconda, non può definirsi in posa come in una fotografia. L'accostamento stesso dei colori è ben studiato ed equilibrato, come possiamo vedere dal dorato dei capelli che si richiama nel dorato del vestito. Dall'accostamento di colori freddi come quello del cielo all'accostamento di colori caldi come quello della figura intera e al colore dell'incarnato che si fonde in quello della balaustra sottostante. Le colonne e la balaustra stessa fanno pensare a una villa patrizia e incorniciano uno sfondo paesaggistico con prospettiva che risulta all'occhio dell'osservatore talmente distante da sembrare etereo, come se il matrimonio facesse passare in secondo piano il mondo esterno, facendolo risultare soltanto un'immagine a distanza.